direttore generale Cosimo Silvano, che ritroviamo. Buonasera, mister, ben ritrovato. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Un 1-1 che sta stretto al Siderno oppure no? Sì, sta stretto alla luce anche di quella che è stata la gara, anche perché noi eravamo andati con l'obiettivo della vittoria, sapendo anche di incontrare un avversario tosto, difficile, ma aveva anche qualche assenza, quindi ci stavamo riuscendo perché nonostante le occasioni che abbiamo avute, dove non siamo riusciti poi a concretizzare alcune proprio nette, nel secondo tempo eravamo riusciti ad andare in vantaggio e poi subito dopo ci siamo complicati la vita con un rigore perché penso di poter dire che è stato l'unico tiro in porta che hanno fatto e quindi non è stata una partita tecnicamente Bella. molto, molto, molto bella, però c'erano le condizioni per quanto ci riguarda e io l'avevo detto pure ieri nell'intervista che dovevamo osare, dovevamo vincerla questa gara. Poi certamente abbiamo pareggiato, non è un risultato da buttare, però un po' di rammarico c'è, Antonio, Sì, stasera. c'è rammarico, si perde anche il secondo posto oggi, però da qui in avanti tra voi e Cotroné, insomma, questa corsa chi la vincerà per questo secondo posto? Ma la vincerà chi riesce ad essere continuo nei risultati. Noi adesso lo stiamo facendo, però qualche pareggio di troppo. Oggi era una gara che sulla carta ci poteva dare quella vittoria esterna che adesso mancava e che ci poteva garantire quello che. Garantire di mantenere il secondo posto perché noi eravamo secondi fino a oggi eravamo noi padroni del nostro destino perché, ecco perché bisognava vincere, anche perché Sì. ancora gare difficili ci sono, però da qua alla fine non è che insomma, ancora niente è perduto, dobbiamo ritornare necessariamente alla vittoria e cercare di, a questo punto aspettare che il Cotronè faccia Il qualche passo passo falso. falso, Sì. però noi dobbiamo vincere perché sia il Castrovillari e sia l'Agri si sono avvicinate, quindi insomma c'è stata una situazione che oggi ci vede un pochettino ridimensionati, Giocherete come prossima gara in posizione, casa? Sì. intendo ridimensionate, non come Giocherete prossima gara domenica, conoscendo poi il risultato appunto di Paolana Cotronei, che potrebbe anche riservare un passo falso potrebbe condizionare un passo, usiamo il condizionale, potrebbe appunto portare ad un passo falso il Cotronei in casa della Paolana, che è una squadra in salute, l'abbiamo vista, sta mettendo diverse squadre in difficoltà, anche oggi a Gallico, insomma, ha fatto vedere, così, insomma, di che pasta è fatta. Giocherete con questo vantaggio comunque di conoscere il risultato, è un vantaggio oppure no? sì, però ripeto, intanto il Cotronei sta dimostrando di essere regolare perché ho già incontrato anche lo Scalea ed è riuscito a battere una squadra in salute, una squadra che non perdeva da parecchio. E certamente la Paolana va a giocare a Paola dove sicuramente incontra una squadra che si gioca qualche chance importante per la salvezza, mi pare, diretta e quindi Sì. la speranza e l'augurio nostro è quello, però poi noi dobbiamo poi giocare anche la nostra gara e cercare di vincere. Certamente il risultato, sapendo il risultato, potrebbe essere D'ulteriore se è un stimolo. risultato, se è un risultato negativo, perché se non è negativo ci puoi dare la forza per poter giocare contro la Reggio Mediterranea e vincere, anche se non sarà una partita facile. Vincenzo. Beh, certo, c'è continuità, però insomma, ha ragione, manca il risultato, insomma, mancano i 3 punti, ecco, quello che potrebbe dare quello slancio in più a questa squadra, no? Che è quello che si chiede in questo momento, in questo rush finale. Vincenzo, oggi c'erano tutte le condizioni e devo dire che la squadra è andata con la convinzione, è andata convinta e ha creato anche, ripeto, la gara tecnicamente non è stata molto, molto una gara brillante, però noi abbiamo creato
abbiamo creato diverse palle gol nitide, nitide proprio, e lo dico con convinzione, ma senza nulla togliere, perché io non voglio assolutamente sminuire il valore dell'avversario. Abbiamo avuto palle nitide, tre con Alex, il ragazzo di colore, due, una nell'ultima azione, proprio nell'ultimo minuto con Coris, che aveva tentato la solita prodezza, quindi qualche altro nel primo tempo. Loro, ripeto, hanno fatto solo questo rigore causato da Okorocchi con un fallo di mano in una situazione così, un'azione un po' rocambolesca, che ha portato poi l'arbitro a decretare la massima punizione. Però, ripeto, la squadra è andata convinta, convinta, e ha creato le palle per andare. Purtroppo poi si deve fare il gol in più per vincere le gare. Come dicevi tu, Sì. i risultati ci sono, ma sono mezzi risultati. In questo momento serviva un acuto di una vittoria, specialmente fuori casa, per garantire eventualmente poi la continuità nelle gare interne dei risultati, e quindi ti può permettere questa continuità di mantenere il secondo posto, che oggi abbiamo perso, ma che sicuramente ancora possiamo andare un attimino a recuperarlo se il Cotronei, perché qua bisogna dare atto a quella che è la continuità dei risultati di questa squadra, se il Cotronei va un attimino a fare qualche passo falso. Perché adesso dobbiamo sperare anche in questo, mentre Sì. fino a oggi potevamo solo, eravamo noi, insomma, facendo risultato, a fare ragionamenti diversi. Mister, per concludere, non so se hai visto ieri la partita Reggio Mediterranea Castrovillari. Se sì, insomma, quanto fa paura questo Reggio Mediterranea? Se fa paura. Ma io mi pare che ho detto proprio prima, dicendo che noi dobbiamo giocare contro il Reggio Mediterraneo, che sicuramente è una squadra che adesso nelle ultime gare ha trovato una quadratura, una squadra tosta, l'ha dimostrato anche ieri, e quindi noi dobbiamo adesso, non tanto per il secondo, ma dobbiamo vincere, perché se no andiamo a compromettere anche qualche altra posizione. Quindi Sì. ripeto, la squadra crea, la squadra non soffre, nel senso che oggi andiamo fuori casa. Ti posso dire che se palle proprio pulite per fare gol, e non abbiamo subito niente, ma questo penso che gli omicidi di Soriano si vanno un attimino a offendere se sto parlando così, perché è la sacrosanta verità. Sì. Però i gol vanno fatti, le vittorie ci devono essere, e in questo momento era quella che oggi doveva essere quella vittoria che ci poteva un attimino dare una certa tranquillità per affrontare poi queste gare, che sono sempre insidiose contro squadre importanti. Va bene. Questo è il mio pensiero, fermo restando che adesso la squadra deve avere non una reazione per quanto riguarda, ripeto, le prestazioni, ma una reazione nell'essere concreta, nell'essere più spregiudicata, e andare un attimino a realizzare le azioni gol che crea. Grazie a Cosimo Grazie, Silvano. Buona grazie a serata. voi, buonasera. Buonasera.